Nessuno siamo pentiti, noi siamo collaboratori di giustizia. Dalla macchina stessa mi sono avvicinato, gli ho sparato e vedevo questo cadere per terra, mi sembrava la scena del film. Quando mi hai parlato dei crimini non mi hai mai parlato di droga, no? Perché sì. Tu non c'hai mai avuto a che fare con la droga. Non mi interessa, non mi è mai interessata la droga. Eppure è un business enorme. Sì. Poi qualcuno pensa di avere la possibilità di poter vendicarsi su qualcosa su di me, è libero di farlo. Oggi siamo qui con Iano che ci racconterà un po' la sua storia. Lui tra l'altro ha scritto un libro, eccolo qui, si chiama Mafia, il CEP di Iano, perché il CEP poi è il quartiere, quello di Messina, famoso, quello pericoloso, quello dove succedono tante cose. I principali boss che scrissero quelle drammatiche pagine, Iano Ferrara, il padrino del CEP, arrestato nel marzo del 94 dopo una lunga latitanza. Per chiedere la sua liberazione centinaia di persone si radunarono davanti alla sede del commissariato Duomo e poi davanti a Palazzo di Giustizia. Nacque in quei giorni la leggenda del padrino capace di mantenere l'ordine nel villaggio in cui per suo volere erano vietati furti, rapine, spaccio di droga. La sua storia, e più gli farò io qualche domanda, qualche consiglio che può dare ai giovani piuttosto che quello che è stato il suo passato e come se riesce a uscire poi da un passato così, che non è facile, no? Perché se hai avuto a che fare magari con la mafia, hai avuto a che fare con la criminalità, hai avuto a che fare comunque con determinate cose, poi uscirne non è mai semplice. Sentiremo la tua storia, ti faremo pure qualche domanda. Il quartiere continuano a vendere Sebastiano Ferrara e il giornale locale oggi sostiene che piuttosto devono vergognarsi coloro che hanno scritto e detto vergogna per la manifestazione di solidarietà. Il nostro inviato a Messina, Solille. Il suo regno è questo, il CEP, un quartiere malfamato inondato dal cemento delle case popolari, dalle strade senza nome, senza alberi, senza storia. Viveva e regnava qui Iano Ferrara, a 36 anni, il mafioso amato dalla gente, colui che in questo quartiere ha dettato la sua legge. Niente spaccio, niente estorsioni, niente rapine. Solo mafia, una mafia meno organizzata, diversa da quella selvaggia e sanguinaria delle stragi e del tritolo. Qui a Messina Cosa Nostra non è guidata dall'ambizione folle di Totò Riina e dei suoi soldati. Ogni quartiere ha un capo, un reggente che comanda e detta legge solo all'interno del suo spazio. I metodi sono quelli antichi, l'intimidazione e la violenza. Secondo investigatori, Iano Ferrara è il postori di questo rione dove lo Stato è completamente assente. Avrebbe ucciso due volte in gioventù, si sarebbe fatto una posizione in seno alle famiglie e con i metodi più spicci avrebbe ripulito il suo quartiere da ogni forma di sporcizia criminale, acquistando nello stesso tempo potere, fama, rispetto. Persino la gente qui sembra quasi contenta di subire il suo strapotere, di pronunciare il suo nome. Il premio naturalmente è un'apparente sicurezza, la tranquillità, la totale assenza nelle strade di ladri e spacciatori. E questo forse che in una grande aberrazione l'hanno trasformato in un eroe, che sono scesi in piazza ad attaccare lo Stato e i pentiti. Deve pagare per quello che è giusto, ma per quello che gli accuse, vai il boss. E questo boss non è questo boss, che boss è? Un nesso, se era boss viene maleare, avevi caso. Da bambino cresco in un quartiere dove il contesto purtroppo in Sicilia è quello che si è sempre saputo. Io cresco in un contesto purtroppo sbagliato, comincio diciamo a fare dei puttarelli, le cose che magari, però man mano che cresco cerco di migliorarmi fino al 1994, giorno del mio arresto. Dopo i puttarelli ho cominciato a fare ship, fare qualche rapina. Ma eri povero? La prima domanda. Sì, io praticamente noi eravamo una famiglia di 8 persone, 10 con mio padre e mia madre. Chi lavorava era solo mio padre. C'avevo un fratello che già da ragazzino aveva commesso dei futtarelli, perciò entrava. Tu eri più piccolo, più grande? Io più dei maschi sì, ero più piccolo. C'avevo questo fratello che entrava e usciva da caccia anche da minorenne. So, ho preso pure io questa cosa di rubare. E lo facevo soprattutto perché mio padre, poveretto, lavorava e portava avanti la famiglia da solo. Allora faceva l'antennista. Qualche volta mi portava pure con lui a lavorare. Tant'è vero che una volta in un appartamento, cosa che poi mi è dispiaciuto tantissimo per mio padre, mentre mio padre mi portava a lavorare con lui in un appartamento, ho visto un cofanetto dove ci stava dell'oro e gli fregai un anello d'oro.
Già da bambino capivo che era quella la mia... Ma lì nel quartiere era la normalità, nel senso uno non ti diceva studia, ma magari no. L'indicazione era ruba. Sì, sì, ma era proprio la reatta dei fatti, era quella. Che poi facevo furti di appartamenti, facevo un po' tutto. Succede una sera che praticamente a causa di, diciamo, una discussione che c'era stato fra un amico mio e un'altra persona, poi è nata una discussione che praticamente questo amico mio gli voleva sparare a questa persona. E da lì io mi sono trovato coinvolto e ho preso una fucilata. Allora sono stato ferito in un fianco. La mia vita è cambiata. E dici perché è cambiata? Perché dopo qualche mese io sono stato arrestato, ero minorenne. Durante la mia detenzione nel carcere, allora c'era la possibilità che i minorenni potevano stare anche in una sezione con i maggiorenni. E lì ci vedevo tutti questi personaggi che io conoscevo, qualcuno di presenza. Qualcuno. Eri affascinato? Ero affascinato, sì. Anche perché ero molto attratto io, come siciliano, dalla storia di Salvatore Giuliano. I miei nonni, i miei zii mi hanno sempre fatto capire che nella vita devi avere rispetto. Io sono cresciuto con questa mentalità di avere rispetto per le persone. E lì c'era pure mio fratello. Mio fratello mi chiama, dice: Saiano, dice, mi hanno detto, dice, praticamente, se sei d'accordo, dice, se vuoi entrare a fare parte del gruppo di Costa Gaetano. Io felicissimo quando mi c'è questa domanda. Parliamo di Messina. Sempre Messina. Perché tu eri del CEP di Messina, sì, giusto? Messina. Allora io accetto di fare parte di questo gruppo di Costa. Si organizza il rito della pungitura per fare il giuramento. Che ti bucano e ti fanno uscire il sangue nella Madonnina, il santo poi viene bruciato, viene le mani, ecco, tutte queste. Questo è il famoso rito praticamente. Rito, esatto. Quando sono uscito, dopo che ho fatto sì, non un mese, dopo circa una settimana vado a trovare mio fratello in carcere e mio fratello mi dice praticamente che era successo il braccio destro di questo Gaetano Costa, eccetto di Blas Domenico, detto Chibozza, che poi è stato ucciso. Questo Chibozza praticamente aveva dato incarico a mio fratello di prendere a coltellate un nostro amico. Mio fratello questo non l'ha accettato e allora si sono scatenati contro il mio fratello. Allora lui aveva dato, l'ha fatti picchiare a bastonate, gli hanno tentato pure di accoltellarli, sia mio fratello che questo amico. Fatto questo qua, mi racconta questa cosa, volevo fare qualche cosa, nonostante tutto ancora avevo 17 anni, volevo fare qualcosa per poter aiutare mio fratello a uscire da questa situazione. E allora mio fratello mi manda un'ambasciata insieme a un nostro amico Mule Giuseppe, che abbiamo fatto il colloquio assieme, e mi dicono, dici, soprattutto il Mule, mi dici, vai, dici, da mio zio, il suo zio che poi è stato ucciso, si chiamava Nicola Badessa, da mio cugino Giuseppe Badessa, che poi anche lui è stato ucciso. Cioè, una persona che purtroppo... quello è l'ambiente, purtroppo succedono queste cose. Allora, io esco dal carcere, vado a trovare questo Giuseppe Badessa, detto Mommo, e da lì rappresento la discussione che è nata a colloquio sia con suo cugino Mulego, compreso mio fratello. E questo Mommo praticamente dice, vabbè, dice Iano, dice, ora andiamo, dice, da Nuccio Cambria, presentiamo la cosa e vediamo che cosa si può fare. Mi hanno detto se io potevo mettere una bomba a casa di uno di questi che aveva tentato di prendere a coltellate mio fratello e questo ragazzo. Io nell'incoscienza, un ragazzino ancora 17 anni, nemmeno 18 anni ancora avevo compiuto, accettai. Allora con questo Badessa andiamo da Cambria ci prepara una bomba di quella artigianale. Prendo questa bomba, praticamente mi spiega che cosa dovevo fare. Io prendo questa bomba la sera e la piazzo a casa di questo ragazzo. Però incosciente, perché non avrei fatto mai una cosa del genere. Per fortuna che non è successo niente. Questa bomba, per fortuna, io accendo la miccia, ma non esplode. Infatti c'era una nicchia dove c'era una Madonnina. Per me mi è rimasta sempre questa impronta che quella Madonnina ha salvato una famiglia, perché là dentro c'era una famiglia con bambini, gente anziana e bambini. Io incoscientemente non è che mi rendevo conto di quello che stavo facendo, poi negli anni mi sono reso veramente conto del male che avrei fatto e nemmeno me lo sarei perdonato. Da lì praticamente inizia la mia carriera di criminale, perché comincio a cercare, diciamo, persone che disturbavano mio fratello, che gli sparavo nelle finestre a casa. È uscito un altro ragazzo, Rizzo Letterio, che lui praticamente ci ha avuto pure problema con il clan Costa, e mi propone se assieme volevamo fare una guerra
contro questo. Contro un clan. Contro un clan. E io ho detto subito sì. Tant'è vero, mi ricordo la prima persona che gli avevo sparato, dalla macchina stesso mi sono avvicinato, gli ho sparato e vedevo questo cadere per terra, mi sembrava la scena del film, cadevo per terra a rallentatore. Che poi quella volta venne ferito grave questo ragazzo, ma innocentemente c'erano due persone che lavoravano, sono rimaste ferite altre due persone. Ho cominciato sempre di più ad avvicinarmi anche ad altre persone, una persona importante di allora, Placido Cariolo, e con loro praticamente inizio a fare una guerra contro questo gruppo Costa. Ma tutto questo in giovane età? In giovane età, 18 anni. E da lì comunque succede una guerra tra bande, che ci sono state molte ferite da tutte e due le parti. Ricordo pure io ho subito anche un attentato assieme a Rizzo, cioè allora ci hanno sparato una raffica di mitra, per fortuna siamo stati fortunati che ne siamo usciti indenni da questo agguato, e una mezz'oretta dopo, che magari forse si erano allontanati per inseguire noi, hanno incontrato per strada un nostro amico e gli hanno sparato sempre con questo mitra e l'hanno ucciso. Da lì comunque sono nati nel 1980, all'81, praticamente molte ferite da tutte e due le parti i clan. Veniamo arrestati nell'81, succede un blitz, il cosiddetto blitz del 69, veniamo arrestati. Quando esco da carcere, nell'82, mi rendo conto che praticamente si parlava tanto di Iano Ferrara, nonostante tutto avevo 19 anni, la gente parlava di... Cioè tu eri diventato picciotto da minorenne, sì, praticamente, poi sei diventato una figura di riferimento criminale, sì, a 19-20 anni. A 19 anni, tant'è vero che tanta gente, messina, in qualunque posto mi spostavo, tutti che mi baciavano, mi salutavano, Ianuzzo, però questa cosa mi faceva sentire importante, vedevo che la gente... Il mio primo pensiero era cercare di difendermi da casomai attacchi da parte di alcuni miei nemici. Primo anno tutto tranquillo, secondo anno praticamente cominciava a smuoversi qualcosa che magari poteva mettere a rischio la mia vita. Poi si sono divisi i gruppi. Gruppi Costa praticamente, poi si era diviso il gruppo Galli, il gruppo Leo, il gruppo che poi è nato pure il gruppo Pimpo, che poi con Pimpo praticamente c'è il gruppo Ferrara, perché poi il gruppo Ferrara nasce nell'85, perché dall'82 all'85 rappresentava Pimpo. Il gruppo Ferrara è il tuo gruppo praticamente? Il gruppo Ferrara nasce nell'85. Addirittura nell'82, mentre stavamo in carcere, succede che il gruppo rivale si organizza e manda uno dei suoi affiliati, un ragazzo che era in galera per omicidio, aveva ucciso la moglie e l'amante. Questo ragazzo praticamente lo fanno spostare nella nostra sezione con l'intento che questo domani mattina, quando passava la conta, questo dove, infatti gli avevano fatto passare due pistole, l'avevano preparato che doveva uccidere diciamo tutti quelli che erano il gruppo avverso, rivale, dentro le nostre celle. Cioè lui stava con delle pistole in carcere? Sì, sì, c'aveva pallottola a non finire, due pistole. Già l'avevo organizzato bene la cosa. Per far entrare pistole e pallottole in carcere. Vedendo questa persona e questo movimento, ci siamo subito riuniti e abbiamo pensato, soprattutto in Cambria, abbiamo pensato l'indomani mattina di prendere a passeggio questa persona e magari accoltellarlo in modo tale che poi lo toglievano da quella sezione. Invece no, la mattina, verso le 7 di mattina, cominciamo a sentire gridi. Era successo che questo praticamente ha fatto un errore, perché se non faceva quell'errore sicuramente non sarebbe riuscito a sparare, a ammazzarci come topi. E uscendo dalla cella, quando c'è la conta, punta le pistole e spara contro una guardia, il brigadiere. E lì praticamente la guardia sopra di noi, vedendo quello che stava succedendo, ha chiuso subito il cancello della nostra sezione. E lì è stata la nostra fortuna. Perché voi siete rimasti chiusi. Perché in quel momento chiusi lui non ha potuto fare più niente. Allora abbiamo chiamato subito questa guardia, ci siamo fatti aprire la cella e ci siamo diciamo organizzati. Abbiamo cominciato a bollire olio, c'era una pistola dentro il muro, abbiamo aperto il muro, presa questa pistola. Comunque ci siamo preparati in una maniera che questo ragazzo non aveva più la possibilità di poter reagire contro di noi. Effettivamente poi è andata così, perché non c'è riuscito. Cioè, questo per farti capire, certo, a che punto si arriva quando purtroppo vivi in certi contesti, che la realtà è quella. Si rischia di morire. Tu hai scampato già
in giovane età è scampato la morte diverse volte. Sì, tante volte. E questo fa capire pure che in un contesto criminale uno dice è tutta rosa e fiori. No, quante volte ti è andata bene perché potevi essere già morto 3-4 volte? Io una volta, allora, questa quando ho ricevuto sta raffica di mete, un'altra volta ci hanno sparato con le pistole e sono riuscito a scamparla. Un'altra volta ancora c'era successa questa cosa nei tre cacci. Un'altra volta ancora nell'83, se non ricordo, 84, i gruppi che erano nati dopo appartenevano prima al gruppo Costa, poi si sono sciolti e si sono fatti altri gruppi. Un gruppo di questi praticamente si era organizzato per uccidere il Cambria. Effettivamente il Cambria venne ucciso, tant'è vero che diciamo è stato stupido, perché io il Cambria gli avevo consigliato di non abitare dove stava, di venire magari a abitare lì a Ceppi, che era più controllato. Perché il mio quartiere era diventato un quartiere bunker. Sì, no? Blindato anche blindato, per le forze dell'ordine. Là non entrava più nessuno, non entrava più nessuno, perché c'era un'ambita per tutto innanzitutto. E poi là c'era la prima, quando saliva qualche macchina che non si conosceva, si bloccava subito. C'erano le vedette. Sì, sì, si bloccava, si puntavano le pistole, fucili, quello che era, si perquisivano le macchine, tutto. Ma se c'era qualche arma, qualche cosa, sicuramente quelle persone non uscivano vivo dal quartiere. Perciò questa voce si è girata, che praticamente avevano paura di entrare nel quartiere. Muore Cambria e allora vengono 5-6 persone, non mi ricordo quante erano esattamente, prima mi mandano un'imbasciata che volevano incontrarsi con me, se era possibile venire al quartiere e vederci che volevano affrontare le questioni. Sì, la questione con me. Gli disse sì, gli garantì che non succedeva niente, potevano venire. Ho fatto ammare tutti i miei amici a distanza, così loro hanno visto che praticamente qualunque pensiero potevano avere sarebbe successa nella mia vicina, non era facile. Parlando con queste persone, loro c'avevano un ragazzo che era diventato un killer pericoloso. Questo faceva uso di cocaina, però sparava che era un pazzo e aveva ammazzato tanti ragazzi. Mi fanno un ragionamento se io di tenermi fuori dalla morte di questo Cambria e in più se potevo appoggiarli per uccidere Badessa. E io gli disse: guarda, io per quanto riguarda Cambria mi dispiace, ma è successo, io mi tengo fuori. Per quanto riguarda il Badessa io non partecipo assolutamente. Se voi siete capaci di prendervelo voi, la pensate, è un problema vostro, a me non mi interessa, mi faccio i fatti miei. Ma chiedevano una sorta di autorizzazione a te? Sì, come se io mi dovevo fare da parte. Ma non era questo l'argomento, l'argomento ero io. Perché praticamente mi fanno pure delle proposte, dici così, Iano, dici se tu vuoi, dici entri pure tu, siccome noi abbiamo diverse imprese dove prendiamo tanti soldi, puoi entrare pure tu a fare parte, dici così puoi percepire anche tu questi soldi dalle imprese. Disse no, guarda, io sto bene come sto, non è un problema, non accetto nessuna cosa, voi fate tranquillamente quello che volete fare, ognuno faccia quello che vuole, io mi tengo da parte. Succede che praticamente mi rendo conto che l'obiettivo ero io, perciò loro volevano tranquillizzarmi, così poi dici lui può uscire dal CEP e noi l'ammazziamo. Io intuisco bene questo loro intento. Finito questo colloquio con queste persone, ci salutiamo. Quanti anni avevi in quel frangente, per capire a livello 22-23 anni? Cioè, era ancora una fase giovanissima. Sì, sì. Eri un boss praticamente in quel momento, perché gestivi quello spazio e venivano a chiedere a te. Noi ci avevamo in carcere, ad esempio, in carcere era Pimpo che gestiva, fuori ero io che gestivo, perciò fuori comandavo io. Io, quando loro se ne vanno, convoco tutti i miei amici e disse: ragazzi, gli ho spiegato la situazione, qua quello che devo morire sono io. Perciò organizziamoci. Quello che si deve fare praticamente è colpire proprio a cuore, prendere subito questa persona che è quello che loro stanno usando, il killer più pericoloso che loro hanno, e comincio con delle vedette per vedere sto ragazzo che strada faceva, dove abitava. Un giorno praticamente viene subito un nostro amico, dice guarda, dice Iano, dice Tizio Bucarello, dice è stato intercettato, dice lui, dice abita, dice a Viale Santo, sta dentro il bar di questo quartiere. Allora subito, cioè noi c'eravamo già pronti, macchine rubate, armi, tre killer che appartengono al mio gruppo, si organizzano, partono con un fucile, una pistola e un mitra, si imbarcano su questa macchina, in quattro, uno guida la macchina e tre che sparavano, e vanno direttamente in questo bar. Vedono questo ragazzo, due con la pistola e uno con il mitra punta, e l'altro col fucile gli è sparato in testa questo ragazzo e l'ha ucciso. Per l'omicidio di Giuseppe Vento, l'uomo fu assassinato nel luglio di 2 anni fa in via Tommaso Cannizzara da due killer che lo avvicinarono non appena scese dalla sua Renault 5. Ferrara, Mulè e Galli sono accusati di essere i mandanti del delitto insieme con Luigi Sparacio, con Filippo Feminoi, con i suoi due figli Placido e Domenico,
Autori materiali dell'omicidio sarebbero Salvatore Bonaffini e Pietro Mazzitello. E lì loro non hanno, diciamo, capito più niente, perché ho fatto una mossa che l'ho anticipata. Cioè, e mentre allora, loro pensavano di tranquillizzarti, sì, e tu poi uscivi tranquillo, sì, e ti avrebbero, tra virgolette, colpito, invece tu hai anticipato, hai fatto fuori lui, sì, e loro sono rimasti, sì, così. Sì, c'è la possibilità che mi potevano ammazzare, mi ammazzavano. Però rimanendo blindato nel CEP, ho fatto una mossa che praticamente l'ho fregata. Sono successe tante altre cose, sono morte tante altre persone. Nel 90, 30 anni. Nell'85 sto 6 mesi latitante, perché mi sono arrivato a mandato di cattura per estorsione, per associazione mafiosa, omicidi. Sto poi dopo 6 mesi addirittura vengo arrestato, perché una sera praticamente i carabinieri, dopo 6 mesi che ero latitante, che io non avevo problemi, dove andavo, mi ospitavano tutti e c'era grande stima e rispetto, perché io sono stato sempre una persona che ho portato sempre rispetto ed educazione e mi sono messo sempre a disposizione per le persone, per qualsiasi cosa, oppure persone che magari subivano delle estorsioni, così io intervenivo in tutto. Cioè, tu rappresenti quella famosa criminalità che si sostituiva allo Stato, tra virgolette. Ma tra virgolette sì. Perché il concetto comune che ma spesso... ho commesso anche fatti gravi, certo, sono stato un criminale. Non diciamo che è una cosa buona, nel senso che la criminalità che si sostituisce allo Stato, da una parte è la criminalità, dall'altra va a coprire quelle mancanze dello Stato in determinate zone del paese, sì, perché diciamoci la verità, ci sono dei posti in cui uno dice io ho chiamato la polizia ma non mi hanno risolto il problema, ho chiamato il boss e mi ha risolto, sì, il problema, sì. Allora uno dice sì, è giusto e sbagliato, per chi la vive lì sul momento pensa anche che è giusto. La prima cosa che mi premeva a me è creare un quartiere bunker, cioè che nessuno praticamente poteva. Pensa che nel mio quartiere anche forze dell'ordine cercavano casa per abitarci, era una bomboniera e nello stesso tempo era la pace di Dio là dentro. Chi entrava, vedi, non si spacciava droga, non si rubava, guai i ragazzini che potevano stare fuori casa anche a luna di notte, nessuno li molestava, cioè c'era una disciplina e un rispetto reciproco per tutti, ma soprattutto per le famiglie. C'erano famiglie bisognose di cui avevano bisogno, che non avevano roba da mangiare, famiglie che avevano bisogno di pagare le bollette, e famiglie che non avevano soldi, famiglie che si dovevano curare, avevano bisogno di soldi per curarsi. Ecco, io queste cose, diciamo, le ho fatte perché era una cosa che sentivo proprio di farla. Non ho mai accettato la prepotenza dei prepotenti, perché praticamente i prepotenti usano la loro prepotenza contro i deboli e io questa cosa non l'ho mai digerita. Tu semmai attaccavi i prepotenti che sì, si sentivano forti, sì, sì, sì. Rimane sempre un ambito criminale perché spara un altro, sì, 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 anche se quello è prepotente, sì, eccetera, non si può fare. Però diciamo in questa scala criminale tu hai preferito dare aiuto al popolo, cioè, tra virgolette, sì, quelli, sì, deboli, poveri, e attaccare magari gli altri gruppi, sì, criminali, sì, anche per l'egemonia di determinate zone, perché sì, poi sì, comunque i soldi in qualche modo li facevate. Sì, sì, li facevamo con l'estorsione, non male, con le imprese le facevamo. Però, ascolta, l'estorsione è un qualcosa che colpisce i privati. Quel tipo di privato che sapevamo che poteva pagare, perché ci stavano negozi che erano più amici che gente che li proteggevamo, che loro pagavano. Assolutamente, perché la maggior parte non pagavano, la maggior parte venivano protetti perché praticamente non avevano altro, campavano con quel poco che guadagnavano. Si faceva più amico che magari metterlo sotto pressione perché doveva pagare. Però si diceva, guarda, se io ti mando qualche persona che magari ha bisogno di comprare un mobile, mettilo in condizione di poterlo pagare e farglielo pagare in modo tale che tu puoi prendere i soldi, diciamo le tue spese, non approfittare che magari gli carichi sopra un guadagno che è eccessivo per una persona che magari, esatto, non c'ha possibilità economiche. E allora queste persone andavano, si compravano i mobili, pagavano un po' alla volta quello che era, ma non che ne so, un mobile che costava un milione non lo pagava un milione, magari glielo facevo pagare 400-500 mila lire, però ci guadagnava lo stesso. E non lo fregava più di tanto, esatto. Nel senso, voi rendevate più umano anche il rapporto tra commercianti, sì, sì, e abitanti, sì, locali. Infatti in quella zona, la zona sud, io c'avevo praticamente la maggior parte di tutti i commercianti, avevano rispetto per me. E qua, ripeto, ma era un rispetto sincero, non era un rispetto... Non era paura. Non era paura. Perché bravo, poi la differenza tra rispetto e paura... Io l'avrei rifiutato, chiunque. Io ho sempre detto, a me mi devi rispettare per quello che sono.
non per la paura. Io sto, mi presento da amico e tu mi devi rispettare da amico. Succedeva qualcosa fuori dalla zona, magari le zone di Messina, così, e qualcuno mi chiamava, io mi mettevo a disposizione, cercavo di risolvere il problema. Nell'87, quando poi sono uscito dal carcere. Ho cominciato a prendere più contatti con più imprese, cercavo di prendere imprese sempre più grosse e cominciavano a pagare fior di milioni. Perché quelle erano le famose estorsioni alle imprese. Erano estorsioni a negoziante, a casa d'appuntamenti, alle imprese, piccole imprese, grandi. Però poi praticamente, siccome si cominciava a costruire giù in Sicilia, a Messina, e allora si cercava in tutti i modi di prendere sempre più imprese, e allora cominciavano a pagare fior di milioni. Fatto questo qua, praticamente, mi prendo un ristorante, la gestione di un ristorante, che ho detto mi tengo un po' a disparte, mi tengo nel mio, non voglio essere disturbato, fate quello che vi pare, però non toccate quello che è mio. E allora portavano rispetto sotto questo aspetto, appartenente al gruppo di Costa, che praticamente questo qua era andato un po' fuori di giri, questo faceva uso di cocaina, lui e le persone che frequentavano lui, perciò si sentivano invincibili e avevano ammazzato tanti ragazzi che addirittura che non c'era nemmeno di bisogno di ammazzare, ma questi erano talmente esaltati che li ammazzavano per piacere. Questo ragazzo qua mi viene a trovare al mio ristorante. Questi praticamente c'avevano l'abitudine, erano 5 persone armati, e c'avevano l'abitudine ogni volta che questi mettevano la cocaina sul tavolo, facevano tirare la cocaina a questa persona che magari loro andavano a trovare, e poi gli sparavano in testa e l'ammazzavano. Io intanto quando mi chiamano di Ciano, dici, vedi che sotto c'è il tizio e Caio. Io, siccome sono stato sempre uno del sangue freddo, che non ho mai avuto paura della morte, l'ho sempre affrontata, ho detto, non c'avevo nemmeno la pistola da presso, come sono un tipo orgoglioso, ho detto ci vado. Scendo dall'appartamento che stavo sopra e scendo nella sala del ristorante. Mi ero messo un cappotto, la mano dentro il cappotto, puntata così come se fossi, dicevo, la pistola. Questi si erano messi tutti a girare, anche loro sicuramente erano armati, tutti a girare, e io con la mano, con le spalle a muro, e li puntavo. E niente, lui dice, no, Iano, dice, come avevano fatto un'estorsione a un imprenditore che mi dava i soldi a me. Allora gli dissi, io quell'imprenditore non si tocca, è una persona che mi interessa, mi paga, perciò non si tocca, non si discute. Il resto fate quello che vi pare, l'importante è non toccate imprenditore o commerciante che a me mi riguarda. Però il loro intento era quello di ammazzarmi. Perché si era capito, no? L'ho condizionato, perché tenevo sempre questa mano che si vedeva questa punta che praticamente... Perciò loro dicevano, se io no, sparo, se io sparo ci spara pure lui. Allora questo butta la cocaina sul tavolo, dice, hanno fatto un tiro. Ho detto, no, dice, io non lo faccio. Perché sapevi che era quel sistema. Non lo faccio perché non ho mai fatto uso di droghe, perciò non mi interessa. Se la sono tirata loro e ci siamo salutati. Però io li salutavo così, con la mano sempre così e con la distanza. Non me li facevo mai buttare sopra di me. E allora loro si sono sentiti sempre distaccati con quella preoccupazione che io potevo sparare in qualsiasi momento. Non gli ho dato la possibilità che mi potessero ammazzare. Loro se ne sono andati, quando loro sono usciti, io sono salito sopra nell'appartamento, ho preso mia moglie e i miei figli e sono uscito, me ne sono andato. Quando me ne sono uscito, questi sono ritornati indietro perché non erano convinti di quello che se ne sono andato a mani vuoti, e era troppo tardi perché tu sei già andato via. E da quel giorno è nato, diciamo, la fine di questo gruppo, perché praticamente io ho subito riuniti altri gruppi che erano aperto una guerra con questo gruppo qua. E si è fatta terra bruciata, sono quasi, diciamo, abbiamo ammazzato quasi tutti questi ragazzi di questo gruppo. Qualcuno si è salvato e il capo di questo gruppo era latitante perché aveva commesso un omicidio ed era latitante. Quando noi siamo arrivati, appunto, perché poi ci hanno dato un'indicazione dove si trovava latitante, ci dovevamo andare per ammazzarlo, che purtroppo invece sono andati prima i poliziotti che l'avevano catturato e si è salvato. Si è salvato con arresto. Se no lui sarebbe morto assieme a tutto il suo gruppo. Ricordo pure i contatti con i politici. Con i politici praticamente ho avuto tanti appoggi, perché a me l'appoggio politico mi interessava soprattutto per la gente del mio quartiere, perché c'era gente che aveva bisogno di qualche aiuto. Loro, oltre a quello, gli accordi che c'erano con me, dovevano aiutare anche queste persone del mio quartiere. Mi ricordo un giorno praticamente pensai, siccome io sono un appassionato di cavalli, c'avevo pure io i cavalli da corsa e facevamo le corse clandestini, allora pensai di fare un qualcosa di diverso, un qualcosa migliore per evitare di vedere questi cavalli correre per strada. Perché le corse clandestine nel tuo quartiere erano cavalli che correvano lungo le strade? Lungo le strade, con sì. Rischio che si azzuppavano, sì, sì. Con rischio di incidenti, tutto. Non c'era tutela per l'animale? Assolutamente, poi non si capisce più niente, perché al momento in cui lo metti su strada il cavallo deve correre per te, deve vincere. C'erano
manco controlli se il cavallo usa sostanze, no, chiamiamole dopanti. Venivano dopati, perciò i rischi a quel punto ci stavano. Io ho pensato, perché non si fa qualcosa di diverso? Tant'è vero che allora avevo pensato di fare, siccome stavano costruendo lo stadio San Filippo, lo stadio di calcio, lì sopra il mio quartiere, visto che io ho pure queste conoscenze politici, di fargli costruire all'esterno di questo stadio un ippodromo. Avrebbe legalizzato intanto le corse, bravo. Guadagno per lo Stato, lavoro in più per la zona, perché comunque gente lavora all'ippodromo, poi che facciano anche scommesse clandestine può succedere, però ci sono anche quelle legali e i cavalli sono molto più tutelati. E mi dicono che praticamente si può fare. Ci rivediamo dopo circa una settimana e già si era preparato un progetto su carta. Questo progetto praticamente prevedeva che poteva nascere questo ippodromo. Erano i politici che te l'appoggiavano. I politici, okay. Esatto. Poi purtroppo io mi sono dovuto dare alla latitanza perché mi erano arrivati diversi mandati di carta. Di che anni stiamo parlando? 90. 90. Mi do alla latitanza e questo progetto sfuma. Certo, perché non c'era più la persona interessata che lo poteva portare avanti. Io sono stato arrestato perché a me mi hanno fatto una soffiata. In che anno ti hanno arrestato? Nel 94. Ah, 94. Perché nel 92 io mi do alla latitanza. Due anni la latitanza. Dentro casa mia c'avevo una parete, c'avevo una cosa fatta bene. Quando venivano a controllare non mi trovavano una mai. Stanza nascosta. Sì, una cosa fatta bene. Un mio braccio destro, una persona di mia fiducia, purtroppo lui aveva commesso un errore gravissimo, praticamente non mi aveva consegnato parte di, mentre io ero latitante, parte dei soldi che aveva preso dalle imprese che stavano costruendo lo stadio, perché quell'impresa dello stadio faceva arrivare i soldi a me attraverso questo mio affiliato. E lui praticamente si era preso, non so se 100 o 200 milioni. Quando ho scoperto questa cosa, ho fatto convocare questo mio amico a casa mia, questo amico mio è venuto, dissi in faccia quello che io ero a conoscenza, lui si è disperato, si è messo pure a piangere. Mi dispiace, sai perché tu ti salvi? Io non ti ammazzo, no, dice tu mi ammazzi, no, io non ti ammazzo. Ma non ti ammazzo perché tu c'hai dei figli che io gli voglio bene, l'ho frequentata a casa tua, i due figli, e non ho il coraggio di togliere il padre a questi bambini, e non l'ho fatto ammazzare. Perciò all'interno della criminalità esiste anche un modo un pochettino più corretto di trattare, sì, un eventuale omicidio, perché poi uno potrebbe pensare pure debolezza, non l'ha fregato ma non l'ha ucciso. Ma ci stavano pure amici miei, mi dicevano ammazziamolo, detto no. Non si ammazza, non si tocca. E così l'ho lasciato stare, anzi gli dissi: a me mi arresteranno sicuramente e sarai tu a farmi arrestare. No, Iano, ti giuro, ti do i soldi, non voglio niente. Sappi che se tu rimani in vita, rimani per i tuoi figli. E tant'è bene, è stato così. Io non l'ho ammazzato, non l'ho fatto ammazzare per i suoi figli. A distanza di qualche due settimane così, a me mi hanno arrestato, perché i poliziotti che mi hanno arrestato a me, mi hanno confidato che questa persona gli aveva confidato praticamente, perché loro hanno saputo che c'era stato un attrito fra me e questa persona. Cercavano, volevano solamente sapere dove era il posto dove mi nascondevo. Sono passati che loro sono persone di rispetto quando loro sono stati. Io non mi sento essere un infame, perché non sono infame. Infami sono altri. Io sono una persona che ho fatto delle scelte. Lo Stato mi ha messo davanti a una scelta. Quando i magistrati mi hanno chiamato e mi hanno detto: Ferrara, vuoi collaborare? Io ho detto no, perché non avevo interesse di collaborare. Quando poi in carcere ricevo le visite dei miei avvocati e uno dei miei avvocati mi rappresenta tutta la situazione e mi dice: Iano, dice, anche se tu confessare tutti i tuoi fatti che hai commesso, lo stesso non prendi 30 anni, tu prenderai sempre ergastoli. Il mio consiglio è: collabora, perché c'era un bel rapporto con uno di questi avvocati. Ci ho riflettuto e da lì ho deciso di collaborare, perché anche c'avevo già un processo in corso per omicidio, ho detto prendo l'ergastolo già in partenza, ho cercato di anticipare i tempi. Squadra che mi aveva arrestato, uno di questi mi ha confidato che era stato a farmi arrestare. Hai capito che quella persona che tu hai salvato, hai risparmiato, poi ti ha venduto. Praticamente il mio arresto ha fatto tanto scalpore, perché la gente del quartiere, tutti sotto casa. Il titolo duro della Gazzetta del Sud a riaccendere le polemiche sull'arresto di Sebastiano Ferrara, il presunto boss mafioso arrestato qualche giorno fa a Messina. Per il quotidiano, i titoli dei giornali del Nord che avevano parlato di vergogna riferendosi al comportamento degli abitanti del CEP sono solo offensivi nei confronti di chi abita nel quartiere più difficile di Messina.
Contro l'arresto di Sebastiano Ferrara, un intero quartiere è sceso in strada per difendere il boss e attaccare lo Stato. E al CEP Ferrara dettava la sua legge. Niente spaccio di droga, niente estorsioni, niente rapine. Una calma solo apparente in una zona dove domina una mafia meno organizzata, diversa da quella delle stragi e del tritolo. I metodi sono quelli antichi, l'intimidazione e la violenza. Per gli investigatori, Sebastiano Ferrara è il capo storico di questo rione. Con metodi spicci avrebbe ripulito il quartiere da ogni forma di criminalità, acquistando nello stesso tempo potere, fama, rispetto. I poliziotti non potevano uscire di casa, erano preoccupati perché c'era tutta questa gente, tant'è vero che io ho cercato, quando siamo scesi, che ero ammanettato, a queste persone che si avvicinavano, di stare fermi, di stare tranquilli, sti poliziotti, di non crea problemi. Sì, i poliziotti stanno facendo il loro lavoro, non vi... e così praticamente ci hanno dato la possibilità di uscire. Tu hai parlato di collaborazione, non hai detto che sei un pentito, giusto? E questa è poi la grossa differenza, cioè tu hai collaborato con la giustizia, ma non ti sei pentito di quello che hai fatto? No, Simone, guarda, l'ho sempre detto, pure quando andavo, io mi sono girato tutta l'Italia per fare i processi, per fare videoconferenze, e io l'ho sempre dichiarato davanti al tribunale, ai giudici, e io non mi sono mai pentito, come io, come gli altri, nessuno siamo pentiti, noi siamo collaboratori di giustizia. Ci ho pentiti di che cosa? Noi abbiamo sbagliato, e perché quando abbiamo sbagliato eravamo coscienti dei nostri errori, perché pentirsi significa che è una cosa che tu c'hai dentro, lo manifesti davanti a Dio, e il tuo pentimento lo dai a Dio, ve lo rappresenta a Lui, ti spogli di quel manto sporco e ti vesti un manto pulito. Io, come tanti altri, la nostra scelta è stata quella di collaborare. Noi abbiamo collaborato. Poi c'è stato chi ha collaborato in modo corretto, chi è stato meno corretto, chi è stato scorrettissimo, perché pure io sono stato accusato di collaboratore di giustizia, mentre io ero latitante, accusato di tanti fatti che io magari non avevo commesso. Perché c'era una convenienza anche, certo, dell'essere scorretti. Più parabola. Cose porti ai magistrati. Bravo. E più viene premiato. Perché all'inizio era così, e io ero diventato una parabola. Omicidi di cui ero innocente, ma io non ho commesso omicidi, me li confesso io, qual è il problema? Mi sto dicendo io stesso, ma che tu mi devi accusare di un omicidio o di una rapina che io non ho commesso non trovo giusto, ma come è stato fatto per me è stato fatto anche per gli altri. Però io ho deciso di dire la mia verità, io ho detto la mia verità, negli anni l'ho dimostrato, nel tempo ho dimostrato di essere una persona diversa da quello che ero a quei tempi, ho cambiato vita, ho lavorato. Approfitto per farti un po' di domande relative pure a quello che è il mondo attuale, no? Che ci sono pure persone che ti scrivono, ragazzi, ti aggiungono come amico o altro. Che messaggio vorresti trasmettere a sti ragazzi che oggi esaltano i malavitosi, che oggi esaltano i criminali, anche per via comunque di alcune serie, Suburra, Gomorra, Romanzo Criminale, eccetera, si esaltano e pensano che la vita criminale da questo punto di vista è tutta rose e fiori. Sì, effettivamente ci sono state delle serie televisive che, secondo il mio punto di vista e penso anche di altri, hanno rovinato questi ragazzi. C'ho ragazzi che non hanno più controllo, c'ho ragazzi che vivono una vita criminale, una cosa impressionante, nemmeno nei tempi nostri quello che succede oggi con questi ragazzi. Hanno preso un brutto esempio da questi serie televisivi e oggi ci troviamo in una situazione criminalità minorile dove non c'è più controllo. Di allontanarsi da questo mondo così vigliacco, perché è un mondo vigliacco, quando un ragazzo deve essere assieme al gruppo, diventano un branco, commettono di tutto e non va bene. Quello che intendo io, creare le strutture dentro i quartieri, creare anche delle cooperative, che le strutture praticamente possono in qualche maniera recuperare questi ragazzi e fare un qualcosa che li tiene occupati, inserisci nell'ambito del teatro, dagli delle alternative. Delle alternative, perché, sì. Perché come hai detto tu sei partito e nel tuo quartiere o rubavi, esatto, o non facevi, esatto, altro. Esatto, infatti. Ad esempio il teatro è una cosa che i ragazzi sicuramente le invoglia, poi con dei bravi educatori in qualche maniera si possa trasmettere qualcosa di positivo a questi ragazzi. Che poi nel carcere il teatro tante volte salva un sacco di persone. Sì, sì, parlo del mio CEP, parlo del quartiere Giostra di Messina, parlo di Villaggio Addisio, Mangialupi, tanti quartieri di Messina che praticamente ci stanno tutti questi ragazzi buttati all'arembaggio, seguendo sempre quell'esempio di queste serie televisive, che fanno, delinquono. Quando si va a creare una struttura all'interno del quartiere con dei bravi
psicologi, con dei bravi educatori, si cerca in qualche maniera di recuperare, inventarsi qualcosa, fare qualcosa per recuperare, ma soprattutto le cooperative che possa formare questi ragazzi nel mondo lavorativo. Eh sì, perché quello è uno dei problemi, che questi ragazzi magari già non vanno a scuola, poi quelli che escono a scuola non hanno nemmeno un mestiere, allora forse la cosa migliore in quel caso è creare dei laboratori, come succede, alcuni quartieri, grazie al volontariato, grazie a quello ci sono dei laboratori dove dici, vabbè, non sei voluto andare a scuola, volevi far criminale, ok, imparate a lavorare in legno, perché poi l'Italia è un paese che su queste cose qua è bravo, ci sono artisti, ci sono comunque mestieri che ancora oggi funzionerebbero. Sì, la scuola è una scuola d'obbligo fino a 16 anni, tu la scuola la devi fare. Gli assistenti sociali spesso intervengono nelle famiglie che hanno problemi e gli toccano i figli, questo non va bene. Allora, gli assistenti sociali devono intervenire in questi casi nelle famiglie e capire dov'è il problema e aiutare prima le famiglie e poi aiutare i ragazzi. Anziché aiutare le famiglie quando gli togli i figli, tu rovini una famiglia e non va bene. Riguardo alla droga, perché poi la droga secondo me oggi è uno dei problemi principali pure tra i ragazzi. Quando mi hai parlato dei crimini non mi hai mai parlato di droga, no? Perché tu non ci hai mai avuto a che fare con la droga. Non mi interessa, non mi è mai interessata la droga. Eppure è un business enorme. Sì. E perché non ti è mai interessata? Perché rovina le persone? Perché è un qualcosa che non contempli a livello di business? Ho visto amici miei morire con la droga. Ho visto famiglie piangere lacrime di sangue. Perciò sono state tante di quelle cose che mi hanno indotto a non seguire questa strada di fare vendere la droga o vendere la droga. Perciò io quello che ho potuto fare nel mio piccolo, ho cercato di aiutare queste famiglie che mi hanno chiesto aiuto per aiutare i figli che stavano dentro la tossicodipendenza. In qualche maniera alcune famiglie le ho aiutate. Quello che potevo fare, sfruttavo diciamo quelle conoscenze che avevo attraverso amici, infermieri, medici. Cioè in qualche maniera questi ragazzi a chi gli ho potuto dare un mio aiuto gliel'ho dato volentieri. Però ripeto, ho sempre dato dei consigli a questi ragazzi di stare lontani dalla droga, perché la vera rovina di questi ragazzi è soprattutto la droga. Diventare un criminale o uno spacciatore di droga non ci vuole niente. Prendi un picco pallino che si sente... Investi una cifra ridicola. Sì, ma basta prendere un picco pallino che si sente boss, che si sente importante. Convincono questi ragazzi a spacciare. Magari i ragazzi li vedono come figure importanti e gli promettono mare e monto. Questi si prendono la droga, la vendono e cominciano a drogarsi pure loro stessi. Spacciano droga, rovinano altri ragazzi, si rovinano famiglie. A che cosa? Circolo vizioso, sì. Poi. Non bisogna dare la possibilità a queste persone di appropriarsi di questi ragazzi e farli diventare delinquenti, spacciatori o tossicodipendenti, perché poi alla fine si drogano anche questi ragazzi al momento in cui spacciano. Pure spacciano per drogarsi, nel senso che sono già tossicodipendenti, gli dicono guarda, non c'hai i soldi, lavora per me e ti do la tua dose giornaliera. E ti droghi. Perciò quante ne muore di questi ragazzi? Ogni giorno succedono queste cose. No, ma secondo me una delle piaghe più grandi oggi è proprio la droga, perché c'è una statistica che oltre il 50% dei detenuti stanno in carcere per droga, perciò non stiamo a parlare di rapine, omicidi, maltrattamenti, estorsioni, truffe, cioè tutti quei reati che una volta c'erano. Sì. Oggi il grosso è sostanze stupefacenti, perciò dallo spaccio, detenzione, utilizzo, tutto quello che poi porta a quello, o addirittura problemi correlati, perciò hanno fatto una rapina per drogarsi, hanno fatto un incidente perché drogati. Sì. Cioè l'omicidio stradale legato all'uso di sostanze stupefacenti. Sì, è la realtà, purtroppo la realtà è questa qua. Guarda, io in questa cosa ci tengo tanto a dirla, perché è una di quelle cose che io scopro ogni volta che qualche cosa è sempre legata a un problema di droga, anche se non sembra a distanza, ma quello ha preso, ha fatto una rapina. Ma perché ha fatto una rapina? Perché è un tossicodipendente, perché stava a rota e voleva ovviamente i soldi per comprarsi le sostanze. La stazione Termini, per esempio, è un crocevia dove tutto quanto è legato alla droga e ovviamente l'alcol, perché io poi l'alcol lo annovero tra le droghe, è legale, ok, ma però gli alcolizzati, per me sono drogati pure loro, cioè, anzi però, forse è peggio in alcuni casi. Però noi vediamo ragazzi che si drogano, cose che magari un tempo non succedevano, sentiamo spesso nelle televisioni, ragazzi come si drogano e se un genitore non gli dai i soldi l'ammazza. Cioè ragazzi che ammazzano i genitori perché non gli danno i soldi per drogarsi, ma stiamo scherzando? A che punto siamo arrivati? Allora bisogna fare qualcosa di concreto, recuperare questi ragazzi. Ragazzi, allontanatevi dalla droga, allontanatevi da questa gente sbagliata. Oggi non è più il tempo di
di cui ti potevi permettere di fare quello che ti pare. Oggi devi pensare alla tua vita, al tuo futuro, alla tua famiglia che ti sta vicino. Non puoi rovinare una famiglia e rovini la tua vita perché magari devi dare il piacere a qualcuno di vendergli la droga e con quei soldi che guadagni magari ti devi drogare pure tu. La tua vita ce n'hai una. Un valore, infatti. Brucia gli anni più belli della tua vita. Io ecco, per esempio, quando mi capita di vedere un mio coetaneo che si è drogato fino a 50 anni e continua a drogarsi, dico, vedi, hai buttato la vita nel secchio. Sì. Perché poi quello è quello che succede. Se tu oggi potessi tornare indietro e potessi scegliere se rifare la vita che hai fatto o fare una vita completamente diversa, cosa sceglieresti? Sinceramente lo dico, sicuramente sceglierei la vita migliore, perché penso di avere delle qualità per poter scegliere una vita migliore, e questo l'ho anche dimostrato quando ho scelto di collaborare con la giustizia. Sono reinserito in una società diversa da quella che io conoscevo. Perché tu sei entrato in carcere e poi quando sei uscito eri abituato a essere sia un boss, esatto, sia comunque adesso un collaboratore. Reinserirsi nella società normale senza essere un boss non è facile. Esatto. Eppure ci sono riuscito, mi sono addentrato bene nel mondo lavorativo, ho messo in pratica le mie capacità. Allora li mettevo in una, diciamo, nella criminalità. Qua l'ho messo in una società pulita, una società diversa, e ci sono riuscito. Tu dici, sapendolo a priori avrei scelto la carriera normale, che poi molti ex detenuti me lo dicono: guarda, io sono entrato in carcere, che gli amici avevano aperto qualche piccola azienda, sono uscito dal carcere, erano milionari. Sì. La verità è che in Italia non è che uno deve essere forza criminale per diventare ricco, al contrario, se sei criminale prima o poi paghi. Sì, sì. Se invece fai l'imprenditore bravo, allora potresti crescere. Devono cercare in modo di inserirli nel mondo lavorativo, perché questi in qualche maniera li devi... Sì, perché nel momento in cui... Ma in realtà, una volta che li formi pure in carcere, una volta che escono, piuttosto che il marchio, servirebbe aiutarli nel mondo del lavoro. È vero che oggi è difficile pure per la persona incensurata trovare lavoro. Sì, però ti voglio dire, quando escono da carcere, se hanno solo l'alternativa di andare... L'alternativa è andare a spacciare. Certo. E allora perché dare questa manovalanza a dei vigliacchi, perché sono vigliacchi quelli che danno la droga in mano a sti ragazzi per spacciarla, che la vendono ai giovani pure, perché oggi bravo. Se pensi di venderla a un giovane, già sai che stai rovinando la vita. Sì. Dal punto di vista di collaboratore giustizia, tu per quanti anni sarai ancora vincolato e quali sono i rischi di essere un collaboratore giustizia? Cioè, hai mai temuto per la tua vita? Perché poi alla fine può capitare anche quello. Guarda, a me mi è rimasto poco, ma insomma, io dal 94 fra carcere e arresti domiciliari mi è rimasto poco. Non mi pongo tanti problemi, perché assolutamente io non ho paura, perché ripeto, come dicevo prima, la morte ci convive con me, e finché la morte mi dice stai tranquillo, goditi la vita e vai avanti con il tuo cammino, io ci vado avanti tranquillamente, non mi fa paura. Sono un pentito, io sono un ex collaboratore di giustizia, io ho fatto delle scelte, ho collaborato, non ho paura di affrontare la realtà, io cammino a viso aperto, non mi pongo il problema. Se poi qualcuno pensa di avere la possibilità di poter vendicarsi su qualcosa su di me, è libero di farlo. Oggi chiunque spara un colpo di pistola lo paga. Oggi con tutti questi sistemi che ci stanno non ti salvi. Abbiamo fatto, secondo me, un quadro abbastanza esauriente di quello che è uscire da un certo tipo di vita, no? Perché tu sei uscito, ti sei ricostruito, poi c'hai avuto un po' la sfortuna di alcuni eventi di salute, però non ti sei mai arreso. Ed è questo forse il messaggio da trasmettere poi ai giovani, che potete rialzarvi nonostante magari una vita difficile, potete rialzarvi anche quando dovete competere in un ambiente che non è il vostro, no? Perché tu hai iniziato a competere nell'ambiente reale rispetto a quello criminale, e nonostante poi in quell'ambiente ci siano state tante difficoltà, non te sei mai arreso, perché oggi a 60 anni stai qua e sei combattivo. Sì, sì. Ragazzi, che vi devo dire? Vi mando un bacione. Veramente, siete tutti nel mio cuore. Io spero che voi riflettete e ci ripensate bene a quello che vi sto dicendo. Ciao ragazzi.